Oggi siamo qua per una missione fondamentale: portare la bandiera di Voyager il più in alto possibile. Più su? Più su? Più su? Ancora di più! Buongiorno, senta, io voglio portare il vessillo di Voyager il più in alto possibile. C'è un campo di volo, fino a 2500 metri ci arrivi. Buona idea. Caprina, io sono di dietro, ok? Anzi, non ti girare nemmeno, quando tu sei pronto, ok? Mi scusi, scusi, gentilmente, mi hanno detto che qui potrei portare la bandiera di Voyager anche a 2000 metri. 2000 metri è un po' basso, anche 5. 5000? 5000. Cosa devo fare? Eh beh, bisogna fare un corso di parallelismo, perché per lanciarsi bisogna fare un corso presente. Di parallelismo. Andiamo! Manuel? Sì? Ciao, scusa, mi manda Carlo per parlare dei materiali. Dunque, il materiale della bandiera è solido, quindi va bene per lanciarsi. Sì, probabilmente intendeva un altro tipo di materiali, quelli là, quelli che useremo per il lancio. Forse. Alla bandiera ci pensiamo dopo, va bene? Va bene. Ok. Dimmi tutto. Allora, il primo, la tuta, andiamo un attimo a vedere. Useremo una tuta intera, ok? La cosa importante è che sia intera, che non sia, perché se abbiamo qualcosa spezzato tende a uscire tutto, ok? Perché andiamo veloci. La tuta, la cosa importante è che ha delle prese dove noi terremo te durante la caduta libera. Sul braccio e sulla gamba. Poi useremo un casco, ovviamente, e un paio di occhialini. Sì. Questo diciamo più che altro per l'uscita dall'aereo, che non andiamo a sbattere sotto l'ala da qualche parte. E gli occhialini perché andiamo veloci, che non lacrimino gli occhi. Questa è la velatura. Il materiale? Questo è un materiale, è un nylon, diciamo, un materiale sintetico, e poi dipende dalla porosità del tessuto che tipo di vele si fanno. Sono vari tipi di materiali. La vela, dalla vela parte poi una serie di funi, fascio funicolare, che arrivano giù verso le brattelle. Per rallentare l'apertura c'è questo piccolo fazzoletto che per noi si chiama slider, okay, che vuol dire scivolatore, perché dall'inizio della vela scende, 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 fino a qua le brattelle. Qua troviamo le brattelle, dove in quelle anteriori non ci sono maniglie, su quelle posteriori sono le maniglie che dovrai prendere te con le mani. Così le sbloccherai da questi velcri, ok? E tutta l'escursione del tuo braccio sarà tutta l'azione che fai tu sul comando. Chiaramente tirandone una alla volta, solo quella di sinistra, la vela gira a sinistra, tirando solo quella di destra, la vela mi gira a destra. Quando invece andrai in fase di atterraggio a tirarli contemporaneamente, tutte giù, è quando freni la vela e tocchi terra in maniera dolcissima. Quindi queste due maniglie fanno sia da volante che da freno. Bravissimo, eccezionale. Allora, ricapitoliamo. Paracadute principale, sgancio della vela principale e paracadute d'emergenza. E se quando sono in volo non faccio confusione, dovrei atterrare qui. Sì, ma che cosa si prova ad aprire un paracadute? Beh, così niente. Scherzavo. Qui invece andiamo a simulare la parte ultima del lancio, proprio l'uscita dell'aereo e la caduta libera. Quindi questa è la porta dell'aereo? Questa simula la porta dell'aereo, esattamente la stessa porta che è l'aereo, okay? Ok? Andiamo un attimo dentro. Ok, perfetto. Allora io darò un occhio che l'aereo sia sopra l'aeroporto, il punto che sia giusto. Poi ti dirò ok, andiamo alla porta, viene la porta, metterai fuori il piede destro sullo scalino, esatto, il piede sinistro in ginocchio, la testa più fuori dall'aereo, ok, le braccia già fuori, non ti preoccupare. Tu mi tieni. Io sono già che ti tengo, è chiaro. Questo è buono. Ok, poi mi guarderai, mi dai l'ok. Ok. Ok, a quel punto su con le braccia, giù. E salti, ti spingi bene fuori. Testa alta, eccoci qua. Ecco. Va bene? Sì. Subito dopo l'uscita ci mettiamo in posizione. Assumeremo questa che è la posizione per la caduta libera. Le gambe ben stese, spingi un po' sui piedi, ok? Testa alta e le mani qua a 90 gradi. Allora, la prossima settimana ci lanciamo.